La Stato Quotidiano intervista i lavoratori della Croce Rossa Italiana, siamo fuori la prefettura di Foggia e oggi è stato un presidio permanente dopo la sentenza del TAR di Bari depositata lo scorso 1 settembre che è andata ad annullare l'affidamento relativo al bando per la gestione del CARA di Borgo Mezzanone. Siamo con Angelo, la Croce Rossa, allora la motivazione di questo presidio? Il presidio, diciamo, la motivazione è che noi abbiamo tutti quanti i diritti di rientrare al CARA, cosa che il prefetto non vuole attuare, ci vuole prendere tempo. Questo tempo per noi è letale, in quanto il 15 di settembre ci scadono i contratti e noi per la Croce Rossa siamo tutti quanti licenziati. Quindi siamo 32 lavoratori che siamo in mano al prefetto, alla decisione che prenderà il prefetto, ragione per cui siamo qui premendo e sperando che il prefetto si metta una mano sulla coscienza e faccia il suo corso, che alla fine è già tutto quanto fatto sia dal TAR, dal Consiglio di Stato. Il prefetto non deve fare altro che attuare una legge, nient'altro. Non è uno sforzo di quelli là madonnati. Ma dopo comunque il dispositivo, che poi non si parla di sentenza, dico che sia un dispositivo, c'è stata qualche novità? Cioè dopo quel dispositivo cosa è cambiato? Noi abbiamo saputo, c'è stata una commissione che si è riunita, c'è stato qualcos'altro? Lui ci ha detto in riunione con i nostri sindacati che doveva riunire la commissione in modo da vedere con quale forma poter far uscire l'attuale Connected People che sta gestendo il campo, certo, e far rientrare noi. Però noi a tutt'oggi ancora non sappiamo se realmente è stata riunita questa commissione o meno. Negli scorsi giorni c'è stata la dottoressa Ravaglioli che è venuta qui, se poteva, col prefetto. Sì, la dottoressa Ravaglioli, dopo che è scesa dalla riunione col prefetto, non ha potuto fare altro che ribadirci che è tutto in mano alla prefettura. Su ciò che farà la prefettura si muoverà la Croce Rossa, vale a dire, ripetendo il discorso di prima, se il prefetto ci farà entrare entro il 16-15 di settembre, per noi non varia niente, continueremo a lavorare come abbiamo fatto tutt'oggi, altrimenti saremo costretti ad andare a casa e lì la protesta si farà un tantino più calda. Allora sì, fra le varie problematiche del passato, noi ricordiamo quando la Connecting entrò a gestire il CARA, in ogni caso aveva il diritto di chiedere ai lavoratori del campo di poter rientrare nella gestione. Cosa è successo, Simone? Allora, è successo che nell'incontro che abbiamo avuto con la Connected People, come tutti i lavoratori, abbiamo chiesto il nostro contratto lavorativo e cosa saremmo andati noi a svolgere nel centro cambiando di gestione. La Connected People all'epoca ci rispose che il contratto di lavoro era a tempo indeterminato, però l'unica cosa che dovevamo curare noi era entravamo come una semplice impresa di pulizia, vale a dire pulire i bagni, i posti dove dormivano gli ospiti e tutto. Noi siamo rammaricati da questa cosa perché dopo tanti anni in Croce Rossa abbiamo sempre curato anche quell'aspetto che ci proponeva la Connected People, ma in più abbiamo sempre curato anche l'ambito sanitario e lì abbiamo avuto una risposta negativa da parte della Connected People dicendo che non era una cosa che ci riguardava e che il nostro compito era solo quello lì l'impresa di pulizia. Quindi da qui il rifiuto lì. È nato il nostro rifiuto. La seconda ragione fu che loro erano disposti a prenderci tutti e 33 lavoratori, però dato il basso numero di ospiti e l'alto numero di lavoratori che eravamo noi, partirono in automatico che solo dopo aver fatto le assunzioni sarebbero partiti immediatamente con la cassa integrazione. Allora io come tutti quanti gli altri lavoratori abbiamo, riflettendoci su, abbiamo pensato giustamente che non era una cosa giusta. Senta, invece per concludere, dato comunque che la maggior parte, ragazzi giovani, in una maniera o nell'altra, chi al termine di affidamento finale della gestione, un gruppo di lavoratori rimarrà a casa. Abbiamo visto forse anche delle forme di adribe fra i lavoratori dei due enti, però rimane un dramma che rimane, quello che un po' di lavoratori vanno a casa. Io non so se ad oggi la Connected People non penso che sia ancora disposta ad assorbirci, perché la Connected People sono 6-7 mesi ormai che gestisce il CARA, il suo personale l'ha già qualificato, assunto e
cioè da parte mia diciamo è negativa, io comunque sia lotterò per restare in Croce Rossa, al contrario vedrò da passo. Sì, questo si può dico per concludere, rimane il fatto in ogni modo che un gruppo di lavoratori rimarranno a casa. Sì, cioè, la realtà è questa. Per dire che cosa, forse la gestione sta un po' particolare del carico di Mezzanuna, alla fine lascerà un gruppo di lavoratori a casa. Sì, lascerà 32 lavoratori a casa, esatto. 32 lavoratori che andranno a casa e non si sa che cosa faremo, insomma. Noi abbiamo una famiglia con dei bambini, dei mutui. Che purtroppo fortunatamente negli anni abbiamo pensato bene di dare una svolta alla nostra vita. D'accordo, va bene, ringraziamo il signor Angelo, buongiorno, grazie. Buongiorno, salve.